Buon pomeriggio a tutti ragazzi, un saluto da Alex Restelli, fratelli rossoneri, amici e rivali di YouTube. Allora, video di oggi, tre argomenti. Primo argomento, l'Inter si è acchiappata Alexis Sanchez, quasi sicuro, perché ormai non si possono più dare le notizie sicure fin quando non c'è una firma, un'ufficialità. Comunque, a mio modo di vedere, è una grande operazione, se va in porto, perché ha preso Ninho Maravilla a 0 euro. E gli paga soltanto l'ingaggio a 5 milioni mentre noi dormiamo ancora sugli allori, non so che cazzo stanno facendo. Comunque si è beccata Sanchez che ha fatto malissimo l'ultimo anno e mezzo, praticamente non si è neanche mai sentito, ma ha fatto 5 gol, come ho già detto nell'altro video, un anno e mezzo. Però secondo me è un'operazione, se l'Alexis Sanchez neanche fa anche il 70% di quello che era l'Udinese, io dico che è rosico e non poco, soprattutto per i soldi spesi, cioè 0 euro, e addirittura su 20 milioni di ingaggio addirittura li pagano 5 milioni, cioè praticamente lo sta regalando. Ma adesso le cose sono due: o non sta bene il Manchester proprio se lo vuole levare dai coglioni, che magari sta creando zizzania, non so che cazzo sta facendo, boh, oppure non riesco a capire, oppure lui sta facendo di tutto per andare via, che non si trova bene, non lo so. Penso che se uno è bravo comunque difficilmente impara, disimpara a giocare a pallone. Quindi secondo me è una grande operazione da parte dell'Inter, se andrà in porto. Complimenti alla Viola, complimenti alla Viola, mi complimento con Confession, il mio amico Viola che sempre mi scrive, un altro ragazzo Viola che non mi ricordo come si chiama, grandissimo acquisto di Ribéry, Franck Ribéry. Sono molto contento perché comunque in Italia stanno, da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, stanno arrivando sempre più campioni, è arrivato Lukaku, adesso arriva Ribéry, speriamo che arrivi qualcuno anche da noi. Comunque buono sapere che a livello del calcio italiano magari non sarà mai come quello spagnolo inglese ancora, però almeno un attimino stiamo rinvenendo, diciamo, con questi campioni. Ribéry per altri 2 anni può giocare a grandissimo livello, a me piace tantissimo, cattivo come pochi. Cazzo, corre, bravo tecnicamente, segna, ha fatto 90, 87 gol in 276 presenze, un gol ogni 3 partite per un'ala in Germania, media altissima, e ha fatto anche diversi gol in Champions, fra l'altro. Ribéry veramente, io piace tantissimo e sono contento che è venuto a giocare in Italia. La Fiorentina adesso con Ribéry da una parte, Chiesa dall'altra e Boateng in mezzo. Se Montella non distrugge tutto come al solito, comunque c'è un tridente che veramente fa paura. Complimenti alla Fiorentina, complimenti Viola. Capitolo Milan. Allora, io non voglio fare sempre il pessimista della situazione, sempre quello che parla male, comunque è come se andassi contro ai miei genitori se parlo male del Milan, cioè sono milanista da quando sono nato. Però io spero che sia fantamercato, perché sentire che Icardi deve venire al Milan a me viene voglia veramente di togliermi da YouTube, che a molti non gliene fregherà un cazzo, però veramente mi viene voglia di non fare neanche più video se Icardi viene a Milan e di non seguire neanche più le partite, non più da marzo o da febbraio come gli altri anni, ma non seguirle proprio più da quando inizia il campionato. Mi dite che senso ha che Icardi venga a Milan? Allora, verrebbe primo perché Vandanara gli è imposto di rimanere a Milano e perché i figli sono tutti interi, fra l'altro i figli sono tutti interisti, tra interisti, con le magliette, con le cose, quello lì è un interista che verrebbe giusto a Milano perché la moglie gli ha detto di rimanere a Milano, ma non perché vorrebbe venire a Milano, verrebbe giusto così, tanto per rimanere a Milano, per far contenta la moglie, che ha parsi comunque i soldi. Poi bisogna vedere sull'ingaggio, perché gli aveva chiesto l'Inter, gli aveva chiesto 8 milioni di euro di ingaggio e il nostro tetto è 4. Spero, sto parlando, spero che sia soltanto fantamercato. Comunque, prima motivazione. Seconda motivazione, Piontek lo tagliamo allora, tagliamo Piontek perché ha fatto male il precampionato, allora tagliamo Piontek. Quando è arrivato, cazzo, c'erano tutti esaltati per Piontek, comunque ragazzo giovane, si impegna comunque. Con Gattuso arrivavano anche pochi palloni, adesso con Giampaolo vediamo che li affiancherà anche a Piontek. Già che Giampaolo poi ha detto di mamma di Rafa e Leao, ha detto comunque si dovrà meritare il posto da titolare perché è un giovane promettente, ma vedremo. Quindi già vuol dire che in allenamento non è che l'abbia straconvinto più di tanto. Comunque, perché con Suso si è sbilanciato dicendo con campione, quello ha detto sì, vedremo se migliorerà cosa. Già secondo me abbiamo preso un mezzo chiodo, vedremo comunque, vedremo. Poi magari io mi auguro di sbagliarmi, io parlo sempre in maniera pessimista, ma mi auguro di sbagliarmi. Comunque, domenica inizia campionato, vedremo. Comunque, tornando su Icardi, che cazzo gli vai a togliere un problema all'Inter? Ha un bel problema lì in casa, ma lasciali il problema. Tanto nell'Inter non giocherà, nella Juve non lo prende la Juve. L'ha già fatto capire, la Juve se l'era già preso. Alla Roma non andrà.
a Napoli non ci vuole andare perché è troppo lontano da casa, perché la moglie deve stare su Tiki Taka, per questo che lui vuole andare alla Juve, perché almeno rimane vicino a Milano, ok? Quello lì vuole andare in una squadra per far contento la moglie. Ma noi, che cazzo ce ne facciamo di Cardi che abbiamo già di Piontek? Ma poi soprattutto cosa andiamo a prendere Icardi, che è una prima punta, quando una prima punta, se mai vai a prendere una seconda punta. Io non so perché non abbiamo preso Dani Olmo, che adesso è andato all'Ajax, che è forte. Boh. Io darò il voto al mercato del Milan a fine mercato, però per ora, guarda, non mi esprimo neanche perché sono un po' di dire che sono troppo pessimista, però secondo me non è stato fatto un buon lavoro, soprattutto negli esuberi. Che cosa ci fa ancora Libiglia, Borini, Calabria, scusate, il terzino destro, Calabria ancora devo vederlo titolare? Ancora Calabria titolare mi devo vedere. Perché al posto di pensare a un attaccante non pensiamo a un bel terzino destro se Conte avete già deciso di farlo fuori? Boh, vabbè, comunque. Gli esuberi, Castiglieco cosa ci fa ancora lì? Calhanoglu non riusciamo a piazzarlo. Ma vabbè. Abbiamo preso due acquisti con due giocatori che l'anno scorso sono retrocessi. Walter Hernandez beh, si è fatto male, però secondo me è un grande acquisto. Rafael Leão, vedremo. Poi quinto non mi ricordo neanche chi è, se non mi ricordo chi è perché non è un nome importante. Comunque, ah, è il brasiliano dietro, che vedremo anche lui, punto di domanda. Vabbè, comunque ragazzi, ditemi la vostra sui Cardi, di cosa ne pensate. Io non sarei contento, sarebbe Cardi, prima di prendersi con lui, ancora più sua moglie. Comunque, se prendiamo Icardi è come se facciamo fuori Piontek, è la stessa cosa. Insieme non possono giocare, quindi comunque. Ditemi qui sotto la vostra, io sono uno che secondo me piacciono i giocatori attaccati alla maglia e per me Icardi non è uno attaccato alla maglia ma attaccato alla moglie, ai soldi e alla sua famiglia, punto e stop. Non sarà mai uno attaccato alla maglia perché uno che si è fatto venire male al ginocchio soltanto perché gli hanno tolto la fascia di capitano per colpa di sua moglie e non ha giocato 2 mesi, ha lasciato l'Inter in merda 2 mesi facendogli rischiare pure di uscire dalla Champions, per me come uomo fa cagare, io non lo prenderei nella mia squadra. Comunque ditemi la vostra e niente, iscrivetevi come state facendo al canale YouTube, clic clic clic. E campanella per gli aggiornamenti, clic clic clic, e vi saluto tutti, vi mando un abbraccio a tutti, saluto tutti i ragazzi che sempre mi scrivono, ciao ragazzi.